Giulia Caccio Domignoni, da Milano, sono nata a Milano, tutta la mia famiglia è di Milano, quindi milanese direi, doc. Sono felice di stare a Milano, mi piace Milano perché è una città a misura d'uomo, né troppo grande né troppo piccola. Ti permette di andare in giro in bici, siccome una grande biciclettara. E questo mi dà sempre un senso di grande libertà, ecco. Mi piace l'arte contemporanea, fa parte anche quella un po' della mia storia, perché il mio nonno materno è stato un grande collezionista, soprattutto di arte contemporanea americana. Molto, molto spontaneo il mio rapporto con l'arte, ecco. Diciamo che da bambina ho passato tante ore dentro i musei, tante ore davanti ai quadri, tante ore a divertirmi in certi casi, ad annoiarmi in altri. Mi piace andare in giro, mi serve tantissimo per il mio lavoro, mi serve perché mi dà un sacco di ispirazioni. Attraverso l'arte penso di riuscire a volte a percepire qualcosa che c'è nell'aria che poi tu riesci a rivedere in vari contesti. Beh, Cavalli e Nastri è un punto di riferimento per tutti quelli che masticano la moda a Milano. Se vuoi il buon vintage, vai da Cavalli e Nastri. Compro soprattutto occhiali, accessori, borse. Sicuramente uno dei luoghi dove mi piace andare è Villa Panza, che è sempre legata al discorso arte di famiglia. E è un modo per ritornare alle origini, potermi mettere in dialogo col nonno. La nostalgia penso sia un sentimento che mi porta tantissima ispirazione sempre. E quindi andare lì, provare un po' di quella nostalgia, mi fa bene. Thank you.